España. José. Quindi normalmente iniziamo con un'estensione del braccio a corta misura, per prendere i riferimenti e per vedere anche come porta il colpo il ragazzo. Quello porta abbastanza bene, vedete la lama che si piega sul bersaglio. Due però, il primo diretto, il secondo a lungo della testa. Mi allontano io e fai una cavazione con la coppia. Il braccio dietro non è troppo dietro, più morbido che aiuta anche. Adesso inizio a fare il lavoro alla mano, semplicemente per pesare. Ecco, mi piace molto pesare. È andato a incontrare il mio bersaglio, non a cercare sulla distensione, ma cioè, su questo lui ha incontrato il mio bersaglio che veniva avanti. Ok? Veniva avanti. Se lui distendeva di più, qua non arrivava la mano, probabilmente usciva anche dalla. Diego non ha un buon controllo della punta sui vari movimenti. Abbiamo iniziato con una lezione, una classe meccanica, dove stiamo provando, è sempre bene iniziare una classe con dei colpi meccanici a seconda poi del momento della temporada, cioè se a inizio della temporada della stagione annuale. Una classe di 20-30 minuti sarà 70% meccanica e 30% la costruzione dell'azione, quella più pensata. Durante come adesso a metà della stagione quasi, diventa più importante fare invece la costruzione dell'azione piuttosto che la meccanica. La meccanica abbiamo già lavorato nei mesi precedenti. Adesso questo è benissimo. Adesso cominciamo a farlo con un percorso che abbiamo fatto qua. Solo adesso un movimento col piede. Una chiamata, no? Solo con il movimento del piede. Prova. Solo con il movimento del piede. Questo? Prova. Troppo lungo. Ma sì, corto. Ok, perfetto. E in questo movimento io entro e tu fai arresto e sciogli il piede. No, quindi chiamata, bravissimo, chiamata, ok, chiamata, ok, bravissimo, io posso anche non andare, chiamata, io posso non andare, chiamata, ok, chiamata, oh, e poi, chiamata, ok, chiamata, bene, se per esempio mi ricordo, non so. Non faccio niente, puoi entrare. Perché è meglio? Perché qua e non qua? Perché sull'avanzata è più facile colpire un bersaglio scoperto grande che un bersaglio. Se lo senti, se lo vedi. Certo. Bene.
meglio se riesci anche a portare il colpo con la gamba. Esatto. Chiamata, benissimo. Bravo. Ha già perfezionato nel giro di 2-3 movimenti. Io e Diego è la prima lezione che facciamo insieme, però ha già perfezionato nel giro di pochi movimenti il discorso. Attenzione, chiamata, ok, io ora vado via, mi vedi che faccio questo movimento, mi fai una battuta di gamba, chiamata. Anche un altro momento sulla mia uscita di misura che è un'angolazione alla mano, va benissimo. Io maestro dico bravo a lui perché ha trovato con la sua fantasia un colpo nuovo. Io gli ho proposto la battuta di gamba, gli ho dato un tema. Su questo tema la sua esperienza di schermitore, di tiratore, l'ha provato a tirare anche un'angolazione alla mano corretta in questa fase dell'azione. Quindi ha usato la fantasia, e la fantasia è la cosa più importante perché esce dagli schemi e diventa imprevedibile, quello che dicevamo poi prima di sopra. Senza dire quello che succede appena. Bravo, Attenzione adesso. Fammi sopra la chiamata. Ora mi fai finta con la finta sopra e finisci. Leghi, hai sentito il ferro? Io non faccio niente, battute braccia. Secondo. Bravo. Cosa succede qua? Che io ho fatto un filo sottomesso. Seconda. Bravissimo. Importante legamento, qua io non lo reagisco. Se tu mi fai un po' più avanti sul medio del ferro, del giusto. Punto critico già stabilito sull'ottava del legamento con i diversi finali. Seconda. Io maestro ho fatto poi una seduta prima di quarta, poi di prima, per esercitare l'allievo al sottomisura. Partiamo con quarta, da tutte le più bravi. Thank you.
quattro angolazioni adesso. Una più davanti, esterna. Torniamo a seconda, ottava, benissimo, esco di misura, batti e tira il piede sul mio strumento. Tira il piede, anzi? No, non posso, anzi, vale, faccio una seconda, sulla mia uscita di misura. Non staccare le spalle, ma se scrivono io, palla secca, in avanti che già ti porta sulla lezione del sacco. In avanti, da qua, batti in avanti, non dare niente il battito. Molto con il sacco. Qua ho tenuto il pugno alto per stimolare la tenuta e il passaggio finale della risposta. Bravissimo, ok. Bene, abbiamo fatto qualche esercizio, qualche dimostrazione sulla costruzione della stoccata anche, partendo dalla seconda e partendo dalla quarta. Abbiamo intervallato le varie fasi anche per una questione mentale, perché la concentrazione che richiede la costruzione della stoccata con i vari finali è molto intensa, è molto elevata. Quindi ogni tanto ho inframmezzato con la meccanica, con i colpi alla mano, con qualche colpo più rilassato, più distensivo. Di solito io poi faccio finire con le flash, la freccia, per... le fai le flash tu? Flash, sì. Ok, va bene, facciamo qualche flash di movimento. Appena passo, oh, sei un campione, vieni. La tua chiamata, come prima, ti cerco io quarta e fai la flash. Chiamata e dalla chiamata, flash. Non devi alzare molto, alzi di più sul movimento di partenza. Non ti schiacciare niente. Chiamata, è un po' più dritto. Thank you.
piede e di lì al piede. Sto passando dall'altra parte, perché avevo già fatto delle sezioni solo in terza posizione. Io qui mi tiro e poi in terza. E io tiro al corpo, a piedi. Quella che abbiamo fatto prima. Prima abbiamo fatto con i maestri una classe sulla controchiamata. Allora, e facciamo che insegno prima la resa. Okay. Io, maestro, faccio io la chiamata stavolta con la gamba davanti. Allora. Faccio una chiamata. La tua reazione. E a tua volta la contra llamada. Pero ahora hace la llamada, tú haces la contra llamada después. Sí, vieni que magari. Hago falso, ¿no? Está filmando. Eso al dedo. Quindi, io contro chiamata. Io adesso ti cerco. Io chiamato. Aspetta. Io chiamo. Sempre col movimento, abbiamo detto, della gamba. E la distanza è il punto critico già, eh? Non c'è la costruzione. Vanno tutti perfezionati questi movimenti, però il concetto è questo, cioè si possono migliorare la misura, la distanza, l'esecuzione, però il concetto è questo. Quindi la prima volta che facciamo lezione con lui, già abbiamo trovato, abbiamo cercato di farlo già anche in velocità, però se fossi un mio allievo, comincerei con piano piano, lentamente, insegnare proprio e via. E magari passiamo 10 minuti su questo. Una volta che hai imparato bene questo esatto, via. Perché sta parlando quello? Troppo veloce. È l'imperfetto. Dopo possiamo inserire un'azione schermistica. Questo come insegnare. Ora abbiamo fatto la dimostrazione per come è venuta della controchiamata finale. Però la costruzione poi va migliorata su tutti i passaggi. Vogliamo vedere come fare. Io faccio una chiamata, tu solamente una finta di uscire in mezzo. Io a questo punto adesso vado via, tu riunisci e poi vai. Okay? E fai una quarta gamba. Ti facciamo molto piano. Diventa solo al finale. Solo il finale del zero. Cioè non su. Ah, ma non c'è. Non in momento. Spinta. Solamente. Ho provato quando lui aveva messo il finale a entrare e bravissimo, ha reagito subito con una battuta flash. Molto reattivo. Bravo. No, aspetta, spegni.
sto entrando anche senza dietro, è difficile, lo so. È troppo anticipato. Il petto. Sì. Troppo anticipato la battuta. Vedi che antipas il vadimento di Massaro. Ok. No. Per avere la sensibilità sul cambio, questo è importante anche fare il fase di allenamento. Guarda, ti prego, chiudi sotto. Meno spalla, più mano. Diego, grazie.